Io sono Martix. Bentornati su un nuovissimo video mattutino. Ci troviamo già dentro il bus della battaglia, pronti a partire. Ho prenotato il mio posticino proprio lì in fondo. Una domanda per il nostro carissimo autista, che sarà Tony Stark, quindi Iron Man. Abbiamo abbastanza celle gamma? Perché altrimenti non possiamo tornare a casa, non possiamo tornare indietro nel tempo. Ma a parte tutto ciò, ragazzi, quanto è bella questa scena. È da un bel po' di tempo che ci penso, ragazzi, al fatto che si possa tornare indietro, sempre nel tempo. Con tutto ciò che ha costruito in questi mesi Iron Man, ma soprattutto con tantissimi riferimenti anche tramite il pass battaglia. Ad esempio, adesso ve ne racconto una tra le tantissime che sinceramente neppure ricordo. Qualcuno tra di voi ha completato una delle ultime missioni di Iron Man, dove bisognava utilizzare una Whiplash, la macchina più veloce del gioco, e farla arrivare precisamente alle 88 miglia orarie per completare la missione. Raga, vi ricorda o no Ritorno al Futuro? E vi giuro, ragazzi, ci sono tantissimi altri riferimenti in questo pass battaglia. Tra l'altro, oggi voglio mostrare un piccolo update di Galactus e voglio praticamente scoprirlo assieme a voi, perché è da due giorni che non porto la sua mega immagine sul canale e tranquilli, non me ne sono dimenticato, sto ancora salvando le clip sia della mappa, quindi come si va a presentare sempre e sempre di più ogni singolo giorno, ma anche nella sezione pass battaglia. Ragazzi, stiamo facendo un montaggio bellissimo, quindi ancora non ho voltato le spalle, ragazzi, non ho visto nulla, voglio vedere come si sta procedendo. Ci gettiamo verso Siepi da Grifoglio e cerchiamo di tenere lo sguardo alto, quindi non giriamoci subito. Andiamo, ragazzi, entriamo dentro la Rift. Dov'è? Ok, va benissimo. Ragazzi, Galactus è proprio dietro di noi. Non so a che punto sia, ragazzi, non so davvero nulla, lo scopro assieme a voi. Non so quanto sia andato avanti. Quindi 3, 2, 1. Ecco come si presenta Galactus il 26 novembre. Raga, non lo so, non so quanto sia andato avanti. Caspiterina, accipigna. Per la barba di Tonio Cartonio, ragazzi, ma si sta alzando un botto. Continuando in questa maniera, massimo due giorni riusciremo a vedere già gli occhietti. Ma qui si vola, ok, che l'evento è tra meno di 6 giorni. Perché si sfoca tutto, ragazzi? Che è successo? Perché? Raga, mi sei appannata la fotocamera. A few moments later. Ok, siamo tornati, raga, ce l'abbiamo fatta, siamo di nuovo con voi. E stavamo dicendo, mancano meno di 6 giorni. Qui le cose, ragazzi, vanno a gonfie vele. L'unica cosa negativa è che a quanto pare riusciremo a godere della sua forma totale solo per pochissime ore. E di fronte a questa mega immagine voglio dirvi una cosa molto semplice. È molto probabile che tutta la community del gioco possa interagire nell'evento finale con Galactus che sta arrivando sull'isola, come se dovessimo contrastarlo, perché bisogna difendere l'isola, è quello che bisogna fare, almeno credo. Però alt, raga, vi fermo qui. Non credo proprio che Epic Games abbia scritto due finali, nel senso che se io vado a sparare a Galactus e quindi cerco di fermarlo e ci riesco, non succederà nulla. Oppure ancora, faccio anche finta di non vederla assieme ai miei 4 amici in lobby che lo aspettiamo, lo aiutiamo pure, ragazzi, se c'è la possibilità a distruggere questa mappozza, e poi subito dopo l'evento vecchia mappa. No, ragazzi, non funziona così. Indifferentemente da tutto ciò che farete voi nell'evento finale, sto parlando proprio con tutti voi, con ogni singola persona che sta guardando questo video, che parteciperà all'evento finale, sappiate che Epic Games ha già scritto tutto. L'evento finale, ragazzi, è già stato organizzato e non saremo mica noi a cambiare le sorti della mappa, però sicuramente qualcosa cambierà. E il backpack di ieri lo avete visto, ragazzi, avete visto il mega backpack che portava ieri la skin nel nuovissimo abbonamento di Fortnite. Io spero di avervi schiarito le idee, ma soprattutto vi dico queste cose perché se fossi in mamma Epic, sinceramente non scriverei neppure pure due finali, perché, ragazzi, sarebbe seriamente tempo sprecato. Preferirei che le cose vadano in una sola direzione e cercherei di farle piacere il più possibile alla mia community. Fatemi sapere qua sotto tra i commenti che cosa ne pensate, ma soprattutto cosa credete che possa accadere alla mappa. E ricordate che questi giorni,
ragazzi, ovvero questi 5 giorni che abbiamo di fronte a noi, sono i migliori, perché l'attesa è sempre la miglior cosa. Troppo, troppo bello. E comunque non ci faremo sfuggire nulla, neppure se ci dovesse essere un nuovissimo buco nero. Saremo qui, ragazzi, in live, tutti quanti sul canale, a fare delle bellissime cose assieme. Non vedo l'ora. Ero curioso, ragazzi, eravate curiosi di vedere Galactus anche nella sessione pass battaglia, ed eccovelo qui. Si alza sempre e sempre di più. Complimenti a lui, raga. E ieri finalmente sono riuscito a vedere in maniera ufficiale un suo modello 3D tramite skin, ragazzi. Ecco come si dovrebbe presentare come skin in gioco il nostro carissimo Galactus. È praticamente una di quelle skin che a primo impatto ti piacciono tantissimo, ma nel momento in cui la poni nell'armadietto, ragazzi, addio, ciao. Muffa, salutami. Adesso però dobbiamo dirlo, è l'ora dell'item shop review. Clicchiamo subito su negozio oggetti, perché oggi dovrebbero uscire delle skin parecchio interessanti. I nuovi giocatori di football, ragazzi, eccoli qua. 5, 4, 3, 2, 1. Spero che non vadano via queste bellissime skin. Spero proprio di no. Eccoli qua. Mamma mia, ragazzi, ma quante ne abbiamo? Non vedo nessun bundle però, ragazzi, nessuna offerta. Ma quanto è bella lei, ragazzi, con la doppia power pose. Guardate quanto flexa quei bicipiti. Scegli la tua squadra NFL preferita, il tuo numero e lo stile della visiera. Addirittura anche lo stile Ma che bello, ragazzi. Aspetta, aspetta, aspetta. Va bene, mi sposto, altrimenti non riuscite a vederlo. Qui, oltre a tutte le squadre e al numero, ovviamente, abbiamo visore. Sì oppure no? Che bello, raga. Ok, è una stupidata, però ci sta. Ma soprattutto, sono cambiate davvero tanto. Vabbè, ma quanto le hanno fatte muscolose, ragazzi. Sono delle skin femminili, Sono delle skin femminili, attenzione. Vediamo queste maschili pure belle, ragazzi. Vabbè, lasciamo stare la spada di Blade. Entrambe, ragazzi, ovvero tutte le versioni, quindi quella maschile e quella femminile. No, perché arrivano regali, costano 1500 V-Bucks. Grazie mille, Mr. Ville, grazie, grazie, grazie. Oramai ci sta provando ogni sera. Andiamo ad aprire il regalozzo, Cos'è? Palla buona. Aspetta. Ma... io qui sono proprio ignorante in materia, lo ammetto, non fa neppure riprodurla. Vabbè, si è buggata, ma credo che vada a simulare il megapalo giallo che si trova su ogni singolo campo da football. La riscattiamo, grazie mille, Vilo, grazie, grazie, grazie. Vi ricordo che il mio codice creatore, se volete sostenermi all'interno dello shop giornaliero, sarà sempre e solo Martex. Quindi grazie a tutti coloro che mi stanno sostenendo ogni singolo giorno. Comunque sia, ragazzi, se ne dovessi scegliere una sola, andrei direttamente sulla versione femminile. Che bello il casco, ragazzi, sono davvero tutte tutte belle. Guardate lei. Allora, togliamo la visiera. Vabbè, ma che occhioni. Andiamo avanti. Belle, dai, ci sta. Ovviamente, se siete già in possesso delle precedenti, un po' inutile acquistarle, però perché no? Fa parte del set gang del casco, non ci credo, ragazzi, l'ho letto solamente ora. Ma non abbiamo altro? No, invece abbiamo logo a gogo. Aspetta. No, la mega emoji come backpack no. Ma che cosa mi state combinando, Epic? Ok, qui va bene, va bene, va bene. È una trashata assurda, però carina, dai. Allora, parte, raga, lo ricordo. Mamma mia, palla buona l'abbiamo già vista. Ok, eccolo lì il mega palo. Penalità. No, questa non l'ho mai vista. È infatti capitolo 2, stagione 4. Ragazzi, ma mi è scaduto anche il supporto a creator. Dai, mannaggia, ragazzi, riaggiornatelo ogni 14 giorni. Ogni 14 giorni, se volete sostenermi. E segna, l'abbiamo già vista. Scusate, scusate, scusate. Palla dorata. 500 V-Bucks, riascoltiamo, ragazzi. Ovviamente riascoltiamo dopo mesi e mesi. Va bene, andiamo avanti. Ok, eccolo qui. Ragazzi, era proprio quello che vi stavo cercando di descrivere. Va bene, primo down. Che bel sound cupo. Ci stanno, Touchdown. Non fa nessun sound. Nessun sound, ragazzi, finale. Tempo scaduto, anche lei. Abbiamo un sacco di moto oggi, davvero tantissime. Ok, no, questo non me lo aspettavo. Ma scusate, dovrei avere almeno un arbitro. Eccolo qui, infatti, guerriero del fischietto. Almeno lei. Raga, vi ricordo
perché tutti questi arbitri che state vedendo oggi non erano presenti, assolutamente no. Ce n'erano solamente due oltre a tutte le squadre da football. Infatti, soldato striato, vedete, prima apparizione stagione 6 è questo qui. Prima apparizione stagione 6, quindi due arbitri. Tutti questi qua sono nuovissimi, infatti ragazzi, capitolo 2, stagione 4. E devo dire, non sono affatto male, soprattutto, no vabbè, questo qua ce l'ho già. No, Giore, sì, no ragazzi, non l'avevo visto. Era il primo, ragazzi, si chiama anche Fair Play e non l'avevo neppure visto. Sei bellissimo, davvero stra figo, bello bello bello. Le pannocchie sono rimaste fortunatamente anche quest'oggi con noi. E sotto ragazzi, continuando, ma che cosa ve lo dico a fare? Ancora skin Marvel, 7 Marvel di tutto e di più. Allo shop di oggi do un bel 7,5, quasi 8 dai. E se proprio vogliamo vedere le differenze tra le nuove skin e quelle vecchie, ragazzi, andiamo a cliccare subito sull'armadietto. Velocissimamente un 360 su di lei. Ok ok ok. Ragazzi, armadietto. Il set dovrebbe chiamarsi quarto down. No, vediamolo. Eccolo qui, eccolo qui. Intercettatrice. Ok, io mi sa che preferisco il vecchio stile. Sì, sì, ragazzi, assolutamente sì. Non mi interessa della visiera, no, no. Mi dispiace davvero tanto, ma hanno vinto quelle vecchie. E non posso farci nulla, ragazzi. Vi voglio bene, però. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Se così fosse, lasciate un bel like, condividetelo con tutti i vostri amici. E se ancora non siete iscritti, iscriveggiatevi al canale. Noi ci becchiamo in live oppure in un prossimo video mattutino. Un salutone da Martex e come al solito un bel... Ciao, brothers!